Potenziamento dell'ospedale Santa Croce, definito l'accordo tra Regione e Comune di Fano per realizzare la nuova palazzina di emergenza urgenza, lavori anche all'ex ospedaletto. Aumentano le fratture del femore prossimale a Pesaro, il congresso con gli esperti del settore. L'assessore Filippo Saltamartini chiede ai medici un aiuto per la programmazione del sistema sanitario. C'è carenza di personale e le liste d'attesa si sono allungate a causa della pandemia. Raffica di multe sul lungomare a Fano Sud, la rabbia di Giuliani, di Oasi Confartigianato, che chiede l'uso del buonsenso per proteste. I balneari non andranno alle prossime riunioni fino a che il comune non aprirà dei parcheggi adeguati. Ecco il libro fotografico che racchiude gli scorci, gli eventi e i prodotti tipici fanesi dal 1 giugno in vendita in tutti i punti IAP. Fano capitale dell'oro verde, consegnati premi ai migliori oli internazionali. Domenica la vetrina di Expolia con i prodotti di qualità nella zona del Pincio. Un viaggio nelle terre dell'olio DOP Cartoceto nasce Conterranea, l'evento con lezioni e spettacolo tra natura, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Lunedì 23 maggio, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'incontro avvenuto nel pomeriggio tra l'assessore regionale Francesco Baldelli e il sindaco di Fano Massimo Seri. Comune e Regione hanno definito l'accordo sia per la nuova palazzina al Santa Croce sia per la demolizione e costruzione del nuovo ospedaletto. I lavori dovranno terminare entro la metà del 2026. Oggi ci siamo incontrati con l'amministrazione comunale di Fano per un incontro operativo per la costruzione e il potenziamento dell'ospedale Santa Croce di Fano. Già avevamo messo a conoscenza l'amministrazione comunale della determinazione della giunta regionale di investire 16 milioni di euro per la nuova palazzina dell'emergenza. Oggi abbiamo definito i contorni dell'accordo quadro fra Regione Marche Comune di Fano per diventare operativi e quindi realizzare al più presto questa palazzina che risponderà all'emergenza urgenza di questo territorio e dei comuni limitrofi serviti dall'ospedale Santa Croce. Contestualmente abbiamo parlato anche dell'importante investimento di 5.500.000 euro a cui si aggiungono 1.750.000 euro dovuti all'efficientamento energetico dell'ex ospedaletto, dove prevediamo un rifacimento completo della palazzina per poter ospitare, sapete, è stata approvata una mozione in consiglio regionale sull'hospice pediatrico e quindi noi diamo alla comunità di Fano una palazzina che progressivamente possa ospitare anche quel servizio che dovrà essere previsto dai prossimi piani sociosanitari della regione nelle modalità che il collega Saltamartini e la giunta regionale e il consiglio regionale decideranno su una mozione che, se non erro, è stata approvata su proposta di un consigliere regionale, Luca Serfilippi, proveniente da questa comunità. Contestualmente quella palazzina potrà ospitare potenzialmente anche altri servizi territoriali per la comunità fanese del circondario. Azioni concrete che vedono un ampliamento dell'attuale struttura del Santa Croce con una struttura nuova che consentirà poi in passi successivi anche di intervenire per la riqualificazione degli altri nel tempo. E questo oggi quindi è stato un incontro operativo per ragionare su quello che deve essere il percorso ed è un punto importante. Poi tutti i ragionamenti si accompagneranno con quelli che sono i contenuti sanitari che staranno dentro il piano sanitario. Mentre l'altro elemento importante che segue sia l'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale ma anche in Consiglio comunale in precedenza per la struttura del cosiddetto ex ospedaletto a cui la città è molto legata. Questo è un intervento importante perché verrà demolito e completamente ricostruito, che darà una risposta a quella che è una richiesta di questo territorio, alle cure palliative come è stato richiamato negli documenti, ma visto dal sindaco di Fano diventerà anche un'opportunità. Uno spazio che ci consentirà anche di fare altri ragionamenti come quelli degli ospedali di comunità che affronteremo in un secondo momento.
A 30 anni dalla strage di Capaci, le scuole fanno memoria. Un fiume bianco di studenti ha attraversato la città di Pesaro per darsi appuntamento davanti al Tribunale in occasione della giornata della legalità che ricorre oggi, in occasione dell'anniversario della strage in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. 30 anni fa non eravate presenti, ha detto il vice sindaco Daniele Vimini, rivolgendosi alle centinaia di alunni presenti in piazza Carducci. Quei fatti di cronaca sconvolsero la storia e la quotidianità e spinsero tanti giovani a impegnarsi per garantire la giustizia e non solo. Un impegno che il vice sindaco ha rivolto agli studenti, ponendo loro un obiettivo. Pesaro sarà capitale italiana della cultura 2024. Sarebbe bello, ha dichiarato, che a partire da tutto questo movimento lavorassimo con costanza per essere riconosciuti anche come capitale della cultura della legalità. Circa 2 anni fa insultò il sindaco di Pesaro sui social. Oggi il Tribunale lo ha condannato ad un rimborso di 3.000 euro per diffamazione a mezzo stampa commesso tramite Facebook. A comunicarlo è lo stesso Matteo Ricci che ha scritto: durante la prima fase del Covid l'odio aveva oltrepassato il limite creando un clima tremendo nel quale qualcuno si era anche spinto a mandare a casa delle minacce di morte. Oggi l'odio è stato vinto, ha proseguito Ricci, che ha aggiunto che sia di monito ad altri perché continueremo ad essere intransigenti e rimaniamo in attesa degli altri processi. Abbiamo deciso di devolvere questa cifra per una iniziativa educativa o sociale. Rimaniamo a Pesaro, dove sabato scorso si è tenuto un congresso dedicato alla frattura del femore. Presente anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che ha lanciato un appello ai medici e annunciato un documento che è stato inviato al governo per avere risposte adeguate sui problemi legati alla carenza di personale e ai servizi erogati. L'opera di la complessa di Ascoli Piceno fa 300 visite. Il numero dei pazienti over 65 con frattura di femore prossimale aumenta progressivamente in Italia e nel mondo. Le difformità di prestazioni tra i diversi ospedali rispetto alla tempestività del trattamento ortopedico ha da tempo attirato l'attenzione del programmatore nazionale, che ha inserito questa patologia all'interno degli indicatori del programma nazionale Esiti. Al fine di migliorare i risultati è richiesta una stretta integrazione tra l'ortopedico ed altri professionisti della salute, con l'obiettivo di abbreviare i tempi di degenza pre e post-operatoria e migliorare la ripresa funzionale del paziente. Sabato scorso a Pesaro, durante un congresso presieduto dal dottor Luca Memè, sono stati affrontati i vari punti di vista delle singole unità operative presenti nelle Marche. Inoltre sono stati valutati percorsi di gestione di questa patologia per uniformare le scelte sulla base dei dati della letteratura scientifica. All'incontro era presente anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Tema molto importante, quello delle reti, soprattutto dell'ortopedia e della traumatologia. L'invecchiamento della popolazione fa sì che questo servizio sia un servizio che deve essere incentivato. In questo momento abbiamo una domanda piuttosto rilevante derivante dal fatto che i 2 anni di Covid hanno allungato liste d'attesa sulla materia, quindi sono tante persone che hanno bisogno della programmazione, non dell'ortopedia. Di fatto in questo momento si lavora quasi esclusivamente con la traumatologia e quindi abbiamo bisogno di riprogrammare un po' il sistema. Saltamartini ha poi fatto un appello ai medici chiedendo un aiuto nella riprogrammazione del sistema sanitario regionale in questa fase delicata a causa del blocco del tetto di spesa. La regione, anche volendo, ha dei limiti all'assunzione di medici che non sono stati formati. E poi ci sono delle pesantissime criticità nei pronti soccorsi derivanti dal fatto che negli ultimi anni non si è investito in modo assoluto sulla medicina del territorio, quindi c'è questa grande carenza di medici di medicina generale, di continuità assistenziale, che noi non possiamo coprire questi servizi proprio per la carenza dei medici, quindi c'è un afflusso abnorme nei pronti soccorsi che generano anche tensione sociale. Le case e gli ospedali di comunità, nonché le centrali operative territoriali previste dal PNRR, verranno realizzate prima del 2026, ha ricordato l'assessore, ma nel frattempo continuano a persistere delle gravi carenze nel sistema sanitario. Gli interventi sui pronti soccorsi sono interventi molto importanti che dobbiamo delineare adesso in queste settimane, tenuto conto che va garantito l'esercizio, il godimento delle ferie, del riposo al personale sanitario, e con l'afflusso dei turisti che si prevede numerosi arriveranno nella regione Marche,
c'è da tener conto che probabilmente il sistema sarà ancora tenuto sotto stress. E quindi ho chiesto ai sanitari la massima disponibilità a vedere forme riorganizzative che non siano imposte ma siano coordinate, siano condivise da parte dei sanitari stessi. È evidente che qui si tratta anche di rivedere un po' il trattamento di certi servizi gravosi come quelli del pronto soccorso, di personale che lavora di notte, che lavora sabato e la domenica, trattamenti che in questo momento sono fortemente, a mio giudizio, sottostimati. Abbiamo inviato ieri un documento al governo firmato da tutti gli assessori alla sanità, al Presidente del Consiglio Draghi e ai ministri competenti per far sì che il contratto che in questo momento è svolgimento del personale della sanità trovi delle risposte adeguate, soprattutto appunto per alcune prestazioni che sono i servizi notturni, i servizi festivi e soprattutto quelli caratterizzati da estremo disagio. Nel primo fine settimana balneare l'amministrazione comunale ha accolto i turisti a suon di multe. Inizia così lo sfogo pubblicato sui social da Andrea Giuliani, responsabile di Oasi Confartigianato Fano, che ha scritto: sono state inviate 5 pattuglie di vigili urbani a Torrette e Ponte Sasso, dove nella giornata di ieri, come riferiscono i balneari, sarebbero state elevate più di 100 sanzioni. Tutto ciò accade, ha proseguito Giuliani, mentre l'amministrazione, causa inerzia e burocrazia, non è stata ancora capace di aprire dei parcheggi nella zona di Fano Sud, così come non ha ancora fatto aprire il parcheggio della casa cantoniera Anas a Fosso Seiore. In assenza di parcheggi, aggiunto, è giocoforza che i bagnanti mettano l'auto ai lati delle strade del lungomare in una posizione che, come si evince dalle foto, non impedisce e non intralcia il traffico veicolare. Ci si attenderebbe pertanto l'uso del buon senso. Il sindaco e la giunta dicano agli operatori turistici, all'indotto e alla città se intendono fare turismo o se al contrario vogliono fare cassa sulla pelle dei turisti. Giovedì prossimo l'amministrazione comunale ha convocato 2 riunioni, una sulla raccolta differenziata dei rifiuti e l'altra sul tratto di ciclovia adriatica riguardante Meta Origlia. Agli incontri non andremo, ha concluso Giuliani, ne andremo ai prossimi fino a quando il sindaco non ci garantirà l'apertura di tutti i parcheggi e una maggiore tolleranza nei confronti dei turisti e dei bagnanti. Ne ci presenteremo alla cerimonia della bandiera blu di sabato 4 giugno, una bandiera che, stante a quanto accaduto ieri, ha detto sempre Giuliani, non serve proprio a nulla. Sarà in vendita dal 1 giugno il nuovo libro che racchiude gli scorci più belli della città di Fano, gli eventi e i prodotti tipici locali attraverso gli scatti di alcuni fotografi amatoriali. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Promuovere nelle pagine di un libro la bellezza della città di Fano attraverso gli scatti dei fotografi amatoriali fanesi. È l'iniziativa presentata oggi dal sindaco Seri e dall'assessore al turismo Lucarelli alla presenza dei protagonisti, ovvero gli amanti della fotografia. Più di 80 pagine di immagini che raccontano luoghi, eventi e scorci dalla costa fino all'entroterra fanese in tutte le ore del giorno. L'idea nasce proprio da questo, guardando anche sui social queste belle fotografie che nostri concittadini e concittadine, non solo concittadini, hanno scattato, guardando anche il successo e i commenti sui social, è venuta questa idea di produrre un libro fotografico che in qualche modo racconta la nostra città. È una foto della nostra città, nelle sue bellezze, nei suoi scorci, quegli spazi, quegli angoli che magari noi che la viviamo non cogliamo quando ci passiamo davanti, ma che sa anche trasmettere le emozioni che la città ci lascia. Insomma, un bel libro che è una bella cornice della nostra città e sono convinto che tantissimi fanesi avranno nella loro casa, nella loro libreria, questo libro che racconta la nostra città. Oltre 25 fotografi hanno preso parte alla realizzazione di questo libro, catturando con la loro fantasia tutte le peculiarità di Fano, dalla romanità al medievale, dalla storia al mare, dall'arte al cibo. Questi scatti, pubblicati sui vari social network del momento, sono stati scelti e inseriti all'interno di questo book. Fano è una città stupenda e ad appunto abbiamo deciso di raccontarla in un book fotografico, questo book cartaceo che si troverà dal 1 giugno in tutti i nostri punti IAT, in vendita anche insieme all'altro merchandising che vogliamo produrre.
ovviamente ad un costo di produzione, perché quello che è necessario per noi è la promozione della nostra città. Ecco, la necessità è quella che tutti i fanesi abbiano questo book, perché veramente sfogliandolo ci rendiamo conto della nostra bellezza, ma che lo abbiano anche coloro che decidono di venire a visitare la nostra città, perché così possono farlo vedere a parenti ed amici che magari si trovano in Italia e sicuramente guardandolo gli verrà voglia di venirci a trovare, a conoscere la nostra bella città fatta di tante caratteristiche tra storia, arte, natura, cultura ed il nostro stupendo mare. Dopo la consegna dei premi ai vincitori dell'Oro d'Italia e l'Oro del Mediterraneo, al Pincio è andata in scena la prima edizione di una mostra mercato. Si sono svolte sabato scorso alla Pinacoteca San Domenico a Fano le premiazioni del Gran Gala dell'Olio, l'Oro d'Italia e del Mediterraneo, il più importante concorso italiano di olio extravergine di qualità. Alla presenza del sindaco Seri, dell'assessore Lucarelli, dell'onorevole Maurizio Cattoi, della senatrice Rossella Coto e di altri rappresentanti delle istituzioni locali, la direzione di Olea ha consegnato i riconoscimenti a produttori e frantoiani venuti a Fano da tutta Italia e non solo. Il vincitore assoluto e dunque il migliore degli oli extravergini internazionali tra le oltre 400 etichette valutate quest'anno è stato conferito all'azienda agricola Spaccavento Francesco Saverio. Io vengo da Molfetta in provincia di Bari ed è una delle zone olivicole principali a livello italiano. Da noi l'ulivo fa parte del nostro DNA e sono molto onorato di essere qui, di ricevere questo premio da Olea, un'organizzazione importante che fa tanto per valorizzare l'olio extravergine, per cui un premio prestigioso, molto ambito, che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora meglio a testa bassa. Soddisfatto il direttore Giorgio Sorcinelli, che nelle giornate dell'evento ha sottolineato l'importanza di divulgare alla società un messaggio di sostenibilità all'agricoltura e di attenzione all'alimentazione. L'olio che arriva nelle tavole delle famiglie, ha detto, non può essere un prodotto qualunque. Sono tantissimi premiati perché il concorso sta crescendo sempre di più, quindi i produttori credono che il confronto tra i produttori e tra gli oli sia l'arma vincente per poter aumentare la qualità del loro prodotto e anche presentarsi sui mercati, i mercati che scelgono gli oli di qualità, non solo quelli industriali ovviamente. E quindi oggi siamo proprio al clou della manifestazione, che è quella che gratificherà il lavoro dei produttori che hanno lavorato sempre, lavorano sempre con passione, come noi, perché anche noi lo facciamo per passione, per far crescere la cultura e la qualità del prodotto. Dopo le premiazioni, la manifestazione si è aperta alla città domenica 22 maggio nella zona del Pincio con Expolia, il Salotto dell'Olio, una mostra mercato che ha coinvolto il grande pubblico attorno al tema del consumo di olio e della sua importanza a livello economico e nutrizionale. Panorama della nostra economia agricola è un prodotto d'eccellenza che viene portato avanti con qualità, con biodiversità come in poche altre regioni. Dobbiamo però tenere presente che tutta la nostra produzione regionale vale l'1% di quella nazionale e quindi è un numero molto basso, ma da questo punto di vista potrebbe anche essere un'opportunità, perché proprio l'olio può crescere di qualità, può crescere di valore, può far sì che chi lo produce abbia un maggior vantaggio economico. Però per fare questo è necessario riuscire a dare il giusto trasferimento tecnologico, a fare ricerca, a fare innovazione sul prodotto e far sì che ci sia il trasferimento anche di competenze che noi come Assam, come azienda regionale, stiamo riformando proprio per volere dare un maggiore contributo agli imprenditori. E sempre al Pincio di Fano è stata presentata Conterranea, un viaggio nei luoghi dell'olio DOP Cartoceto tra cibo, storia e musica.
Tre cene che nobilitano l'olio DOP Cartoceto e le eccellenze enogastronomiche, tre luoghi suggestivi, altrettanti concerti e sei itinerari per scoprire un territorio unico e plurale. Parte da Fano Conterranea, il progetto voluto dai comuni e dalle proloco dell'areale della DOP con il patrocinio della Regione Marche. Il primo percorso è quello che congiunge storia e scienza. Infatti il viaggio si aprirà l'11 giugno dalle ore 19 nel giardino del Museo del Balì con uno spettacolo musicale, cui seguirà all'interno della villa una cena preparata dal cuoco e food blogger Giuseppe Di Pasquale. Singolare questo naming, no? Che è stato scelto perché rimanda a questa idea della contemporaneità e soprattutto anche dell'essere comuni ad un unico territorio, quello appunto dell'areale, e al tempo stesso ovviamente suggerisce questo forte legame con la terra e con l'agricoltura, propria ovviamente di questa nostra eccellenza di cui disponiamo, ovvero la Cartoceto. È sicuramente frutto questa iniziativa di un lavoro sinergico, come ormai siamo abituati a fare, nel caso specifico tra Cartoceto, Fano, Colli al Metauro e Monbaroccio. Un obiettivo molto importante perché da diversi anni abbiamo coscientemente e consapevolmente scelto di allargare ovviamente le attività, le azioni di valorizzazione della DOP non soltanto concentrate sul nostro territorio ma appunto al territorio dell'areale. Volevamo esportarlo, volevamo farle con delle serate molto importanti. Queste tre serate appunto a Cartoceto, a Colli e a Monbaroccio saranno tre serate di cene gourmet in location d'autore molto molto belle, rispettivamente Villa del Balì, Palazzo Guidobaldo del Monte e Piazza Marconi a Cartoceto, con un intrattenimento musicale tra l'altro strutturato ad hoc per le tre iniziative. I costi e i dettagli dell'evento li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. C'è anche un oro fanese nelle tre giornate dei campionati europei master che si sono disputati a Grosseto. È Francesco Berardi del gruppo podistico Fano Corre Tonelli ad aver staccato per primo il traguardo in 1:17:57 nella mezza maratona. Il risultato del runner ha permesso anche all'Italia di conquistare l'oro a squadre. Insieme a Berardi hanno preso parte agli europei anche i fanesi Mirko Sambuchi e Roberto Esposto. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi trasmetteremo uno speciale dedicato alle premiazioni del Gran Galà dell'Olio che si sono svolte alla Pinacoteca San Domenico. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci a domani.